Benvenuti a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano la cronaca politico-amministrativa. Dalla settimana prossima il sindaco di Taranto Ezio Stefano ricomincerà gli incontri con i gruppi consigliari della maggioranza, il tutto per verificare la tenuta della stessa squadra che governa la città, altrimenti rassegnerà le dimissioni. Il servizio. A partire da lunedì prossimo il sindaco di Taranto Ezio Stefano comincerà le consultazioni con i gruppi e i partiti della coalizione di maggioranza. Obiettivo è verificare la tenuta della maggioranza e soprattutto i numeri. In caso contrario Stefano è pronto a dimettersi. Il numero uno di Palazzo di Città punta ad una maggioranza granitica per dare slancio all'azione politica del comune nell'ultimo scorcio di legislatura. Sindaco, come vanno le cose a Palazzo di Città? Lavoriamo nell'interesse esclusivamente dei tarantini. Oggi sulla Gazzetta un titolo abbastanza forte, il sindaco pronto a lasciare se non ci sarà l'accordo, l'intesa con i partiti di maggioranza, è così? È così perché, come ho detto prima, o noi amministriamo veramente nell'interesse della città di Taranto e dei tarantini, non perdendo tempo, non con parole vuote ma con i fatti, unendo tutte le energie per dare risposte e superare i mille problemi della nostra città, o altrimenti è molto più corretto, anziché perdere tempo, dire abbiamo lavorato fino a questo momento, ora passiamo la mano ad altri. Cosa serve in quest'ultima parte di legislatura e cosa chiede ai partner della coalizione? Un'etica politica innanzitutto, un comportamento corretto, mettere da parte le diversità, stabilire le cose che dobbiamo fare subito, che i tarantini devono poter vedere e toccare, e lavorare senza perdere tempo e disperdere le forze e le energie solo per raggiungere questi obiettivi. Intanto il coordinatore di Ambiente e Lavoro contesta l'ennesima discriminazione che sarebbe stata operata dal sindaco nei confronti del movimento, escluso dal recente incontro tenuto dallo stesso primo cittadino con i consiglieri di minoranza. La nostra formazione politica, scrive Mario Cicoria, faceva parte della coalizione che aveva portato alla vittoria Ezio Stefano alle ultime elezioni amministrative. In quell'occasione una nostra candidata venne anche eletta consigliere comunale, anche se poi passata inopinatamente a diverse altre formazioni politiche. Ciò non toglie, scrive il Movimento Ambiente e Lavoro, che il sindaco avrebbe dovuto invitarci alle riunioni di maggioranza, cosa mai avvenuta, nonostante varie nostre sollecitazioni anche scritte. Voltiamo pagina. Taranto in marcia per l'immigrazione. Ieri sera di scena nel pieno centro cittadino, partendo da Piazza Immacolata, la cosiddetta marcia degli scalzi. Sentite. Anche Taranto aderisce alla marcia delle donne e degli uomini scalzi che si terrà stasera in oltre 80 città italiane e anche in larga parte d'Europa. Marceremo per chiedere diritti per i migranti, in particolare per chiedere corridoi umanitari per garantire la sicurezza dell'accesso nei paesi di arrivo, la chiusura dei luoghi di detenzione dei migranti, il superamento del Trattato di Dublino e condizioni di accoglienza degni per tutti coloro che arriveranno nel nostro paese e nei paesi d'Europa. Siamo particolarmente contenti della riuscita, perlomeno delle adesioni pervenute. Abbiamo messo insieme identità differenti, accomunate dal desiderio di dimostrare che il sentire del paese è diverso da quello che sentiamo narrato tutti i giorni sui media nazionali. Vogliamo far sì che la nostra narrazione, che è una narrazione che sa di umanità e di accoglienza, abbia anch'essa diritto di cittadinanza, e in questo modo sensibilizzare i governi a prendere decisioni conseguenti. Come campagna Welcome Taranto abbiamo raccolto l'iniziativa nazionale che nasce a Venezia e poi viene raccolta da molte città italiane per tanti motivi. Innanzitutto perché Taranto si è dimostrata, nonostante sia una città difficile da ogni punto di vista sociale, culturale, economico, si è dimostrata città accogliente, città assolutamente sensibile e vicina al dramma dei migranti. E quindi anche da Taranto sentiamo la necessità di marciare scalzi per solidarietà e per vicinanza ai migranti, e anche per chiedere quattro cose ben precise e definite: corridoi umanitari immediati,
un'accoglienza degna, cioè l'Europa si deve prendere la responsabilità di un'accoglienza degna. Assolutamente la chiusura dei grossi centri di detenzione, di segnalazione dei migranti e naturalmente chiediamo che tutti gli stati si facciano carico del diritto d'asilo, quindi un diritto d'asilo europeo al superamento del Trattato di Dublino. Sotto questo punto di vista poi noi siamo particolarmente impegnati in questo campo perché come campagna Welcome Talent abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative che vanno dalla solidarietà diretta, quindi atti pratici, dalla raccolta indumenti, pasti caldi, wireless, sino alla, diciamo, al chiederci e interrogarci sul sistema dell'accoglienza in generale. Polemiche per la mancata partecipazione questo pomeriggio a Bari all'inaugurazione della 79esima edizione della Fiera del Levante del Premier Matteo Renzi, che è volato a New York per la finale del USA Open. Il fatto che Renzi diserti l'inaugurazione della Fiera del Levante certamente non ci creerà traumi, dice l'onorevole Gianfranco Chiarelli, e sicuramente nessuno si perderà nulla, visto che in ogni caso non avrebbe aggiunto altro rispetto a quello che già conosciamo, annunci e slogan. Tuttavia non si può che stigmatizzare sul piano politico un comportamento assolutamente censurabile, viste anche le motivazioni del cambio di programma che chiariscono ancora una volta quale sia il reale interesse del governo per il Sud, stigmatizza il parlamentare tarantino. E ora torniamo ad occuparci dell'accordo di programma Taranto-Matera, siglato l'altro giorno nella città dei Sassi tra i sindaci delle due città. L'intervento del presidente della Camera di Commercio di Taranto, Luigi Sportelli. L'intesa tra i comuni di Taranto e Matera, siglata dai sindaci Stefano e De Ruggerio, è un importante atto positivo di collaborazione istituzionale e di attenzione per la promozione dei rispettivi territori, la valorizzazione delle risorse culturali e lo sviluppo turistico. Così il presidente della Camera di Commercio di Taranto, Luigi Sportelli, commenta la firma del protocollo d'intesa tra i comuni di Taranto e Matera. Finalmente anche la componente politica istituzionale riconosce l'importanza di queste attività e si avvia a procedere operativamente su tale strada, come già fatto il mondo economico. Il patto tra i due primi cittadini infatti segue il protocollo d'intesa tra le Camere di Commercio di Matera, Taranto e Bari. I tre enti camerali hanno già fatto fare della vicinanza geografica e culturale dei rispettivi territori il punto di forza per cogliere al meglio la grande opportunità costituita da Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Un concreto esempio di gioco di squadra che le tre Camere di Commercio hanno già sperimentato in altre occasioni, che mette da parte i singoli interessi per costruire una rete da cui tutti i territori coinvolti potranno trarre beneficio. Un modello vincente già sperimentato in altre occasioni, dice Sportelli. All'intesa su Matera 2019 infatti si affianca la collaborazione tra le tre Camere di Commercio nel progetto Mirabilia, European Network of UNESCO Cities, un network europeo che promuove il turismo di qualità e la valorizzazione di siti e monumenti UNESCO. L'istituzione concertistica orchestrale Magna Grecia applaude anche alla stipula del protocollo d'intesa riguardante il progetto strategico per il potenziamento dei rapporti sinergici tra le città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, e Taranto, candidata a Capitale Italiana della Cultura del 2016. Il protocollo d'intesa siglato nella città lucana dal sindaco di Matera e quello di Taranto è un ulteriore step di quell'armonico processo per la realizzazione di un sinergico sistema tra queste due città. Si rafforza così l'idea che vede Matera e Taranto unite in un unico progetto culturale, con Matera Capitale Europea della Cultura del 2019 che sostiene la candidatura di Taranto a Capitale Italiana della Cultura 2016 e Taranto che a sua volta supporta la città lucana in termini di ampliamento dell'offerta turistica in vista del 2019. Raggiunto come è noto l'accordo di cassa integrazione per i 539 lavoratori di Taranto Container Terminal, un risultato positivo, dice il segretario generale della CGIL di Taranto Giuseppe Massafra, fortemente conseguito e perseguito dal sindacato a salvaguardia dei livelli occupazionali, per il quale esprimiamo grande soddisfazione anche in ragione della complessità di una trattativa durata a lungo. Ma il nostro obiettivo, dice il numero uno della CGIL Ionica, resta il ripristino di tutte le attività portuali e il conseguente reimpiego dei lavoratori. Per questo abbiamo chiesto un nuovo tavolo a Palazzo Chigi per proseguire attraverso l'impegno del governo la ricerca di nuovi investitori. Il personale che espleta attività di controllo della sosta a pagamento, dunque il personale dell'AMAT, si asterrà dalla prestazione nelle ultime ore del turno. Il prossimo 19 settembre lo sciopero è stato proclamato dalla FAISA-CISAL. I lavoratori, si legge in una nota sindacale, non possono subire l'assegnazione di un turno fisso e pomeridiano, non possono continuare a lavorare in condizioni di tempo part-time, non possono continuare a subire il diniego di un cambio turno, e per questo chiedono un
confronto urgente con il primo cittadino Ezio Stefano. Voltiamo pagina, parliamo di una cerimonia che si è svolta questa mattina presso lo stadio Erasmo Iacovone. La famiglia Pignatelli ha donato un pezzo prezioso appartenuto al cavalier Pignatelli, ma vedete il nostro servizio. L'indimenticato presidente del Taranto, il cavalier Pignatelli, portava sempre con sé una statuetta di Sant'Antonio, con la quale esorcizzava il prepartita facendo un giro di campo con la statuetta di Sant'Antonio, a cui era molto devoto. Quella statuetta è stata donata dalla famiglia Pignatelli al comune di Taranto. Su decisione del sindaco Ezio Stefano, la stessa è stata apposta negli spogliatoi dello stadio Iacovone, proprio mentre i rossoblù ultimavano la preparazione in vista dell'esordio di domani allo Iacovone contro il Fondi. In effetti è stata una bella iniziativa, è nata così, scherzando e giocando. Con Aldo Renna l'ho chiamato dicendogli che avevo in mente di donare la statua al comune di Taranto, ma principalmente allo stadio Erasmo Iacovone, dove papà naturalmente ha dato il suo cuore, la sua anima. E questa cosa da Aldo è stata subito accolta, non abbiamo avuto problemi di nessun genere da parte del Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, da parte dell'assessore Cosa, ed è stata bella. Io naturalmente questa cosa non la voglio chiudere qua e comunico alla mia città, la città di Taranto, che io ho in mente, non imminentemente, di eventualmente creare una fondazione Cavalier Luigi Pignatelli. Sì, perché secondo me un uomo che ha dato tanto a Taranto, che è rimasto nei bei cuori sereni e contenti dei tarantini, debba avere una continuità, e noi eventualmente con la mia famiglia e mio fratello creeremo eventualmente una fondazione. La famiglia Pignatelli si è privata di una cosa preziosa, un ricordo del papà, del padre, del cavaliere, che vedevano e toccavano tutti i giorni e pregavano Sant'Antonio nella loro casa. Hanno voluto donare la statua di Sant'Antonio qui, alla città di Taranto, diciamo, perché porti fortuna e protegga la nostra città e la squadra del calcio, la società sportiva. È un gesto bello che ricorda gli episodi felici del passato, perché come augurio che possono ripetersi. È una bellissima iniziativa, tra l'altro che ci è stata comunicata solo alcuni giorni fa, ma che dà il senso della continuità dei valori dello sport a Taranto. Quindi riavere allo stadio un pezzo di quella Taranto e di quella tarantinità che era rappresentata dal cavaliere Pignatelli, il presidente per antonomasia, e dalla statua di Sant'Antonio da cui non si separava mai, per noi ha un valore simbolico fortissimo. Come società ci impegna ancora di più a fare e soprattutto a programmare perché Taranto possa riavere nei prossimi anni quello che in quell'epoca era comunque un dato scontato. Oltre 200 soldati, 50 tende e più di 20 associazioni. Oggi e domani al Parco Archeologico di Saturo, al via la grande battaglia dell'XI secolo tra Normanni e Bizantini, con rievocatori arrivati da tutta Italia e persino dalla Bulgaria. Si comincia nel pomeriggio con l'inizio della battaglia alle 18. Domani poi l'apertura dell'accampamento è previsto alle 16.30, l'inizio della battaglia alle 18. Nelle due giornate per il pubblico sarà possibile conoscere la quotidianità dell'epoca ed essere direttamente coinvolto nella riscoperta di antichi mestieri artigianali. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Migranti, Orban, arresteremo chi entrerà illegalmente. Grillo, Di Maio leader, deciderà la rete. Iara, ripreso il processo a Bossetti. Dalla prossima settimana arresteremo chi entrerà illegalmente. È il nuovo altolà del presidente ungherese Orban ai migranti. Non useremo più alcuna cortesia, ha detto. Un italiano intanto è stato fermato vicino Budapest mentre era alla guida di un furgone, diretto in Germania con 33 siriani a bordo. Di Maio, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, lo deciderà la rete, come sempre. A dirlo Beppe Grillo all'indomani delle polemiche tra i parlamentari stellati, scatenate proprio da una battuta del leader, letta come un'investitura del vicepresidente della Camera. Presenteremo presto, ha aggiunto, una squadra di governo con un programma deciso dagli iscritti.
Era una bambina serena e trasparente. Al processo per Bossetti parla la madre di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate scomparsa nel 2010 e ritrovata morta 3 mesi dopo in un campo di Cignolo d'Isola. In aula anche il muratore accusato dell'omicidio. «Sono sereno», avrebbe detto, «e non ho paura di incrociare il loro sguardo perché sono innocente». Palloncini bianchi all'entrata della chiesa e un lungo applauso hanno salutato l'arrivo del feretro di Jenny, il 17enne ucciso in Piazza Sanità a Napoli. Parole forti nell'omelia di padre Zanotelli. «Dio non manderà nessuno a salvarci, toccherà a noi. Popolo della sanità, dobbiamo dire basta, alziamo la testa». Aveva rifiutato le sue avance e per questo ha tentato di ucciderla investendola con l'auto. È accaduto a Comiso, in provincia di Ragusa, e l'uomo, un 36enne, è stato arrestato dalla polizia, mentre la vittima, una 46enne, si è miracolosamente salvata. Applausi per Giuseppe Gaudino e il suo Per amor vostro, quarto e ultimo italiano in concorso alla Mostra di Venezia con Valeria Golino protagonista. Fan in attesa intanto fin dalla mattina per godersi il passaggio sul red carpet di Vasco Rossi, al Lido per l'ironico documentario sulla sua vita firmato da Fabio Masi. Torna la rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, la più importante iniziativa di promozione del volontariato organizzata annualmente dal Centro Servizi Volontariato di Taranto. Quest'anno la manifestazione, che giunge all'11ª edizione, resta nel solco tracciato negli ultimi anni, prevedendo una presenza significativa delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore nel centro storico di Taranto. La città vecchia scelta quale ideale luogo d'incontro tra il mondo della solidarietà locale e la comunità anche nelle ultime 2 edizioni. L'avvio è previsto per venerdì 9 e sabato 10 ottobre prossimi, mentre la conclusione si avrà sabato 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato, che vedrà quest'anno le associazioni impegnate accanto alle scuole, con gli studenti e i docenti, nell'evento finale dell'ormai noto progetto Giovani in Volo. E con questa notizia si chiude la cronaca del nostro giornale. Grazie per averci seguito, arrivederci e buon fine settimana.